Buonasera a tutti, ciurma, e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su A Plague Tale Requiem. Vi ricordo, ragazzi, che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui, se volete il prossimo episodio, vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like, ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi, e per voi è soltanto questione di un secondo. Per cui, mi raccomando, spolliciate. Ebbene, la volta scorsa finalmente siamo riusciti a raggiungere il Magister Vauden, che insomma è andato alla fine a visitare Hugo. Per il quale, però, ci siamo dovuti uscire con Lucas e Emicia alla ricerca di un particolare tipo di fiore. Il problema, ragazzi, è che Emicia ha avuto una crisi di panico, io penso la si possa definire così, e Lucas quindi è andato avanti da solo. Il problema è che non è tornato e a quanto pare forse è stato addirittura catturato, per cui Emicia si è dovuta fare forza e andare alla fine avanti. Per cui non perdiamo più tempo, riprendiamo la partita e ci eravamo lasciati proprio qui, ragazzi. Déployez-vous, soldats! Sur vos gardes! Ovviamente. Pourquoi l'as-tu laissé y aller seul? Adesso. Arrête d'être faible! Arrête d'avoir peur! Vas-y, va le stopper! Ne te retiens plus! Stoppe-le! Quoi qu'il en coûte! Un pillard? Qui serait assez stupide pour venir ici? Ovviamente, ragazzi, adesso questa zona è piena purtroppo di nemici, piena di soldati, per cui dobbiamo cercare di fare particolare attenzione, non farci beccare, anche perché potrebbe essere veramente un problema, visto che già il primo che ci troviamo di fronte, ragazzi, ha purtroppo l'elmo, quindi dobbiamo cercare di essere più stealth possibili. Spero di riuscire. La vedo un po' difficile, purtroppo. Immagino di dover procedere da qui, ragazzi. Il punto è che è veramente strapieno di nemici, quindi vediamo se intanto riusciamo a farle fuori. Niente. Era ovviamente impossibile non farsi beccare in questo modo, che non so se più avanti c'è un posto per nascondersi. Vediamo se posso avanzare e nascondermi. Ok, qui c'è dell'erba alta per fortuna, per cui cerchiamo, ragazzi. Ok, è vivo, ovviamente, per fortuna. Vediamo di non farci beccare, ragazzi, ma ripeto, la vedo veramente complicata comunque come situazione, perché sono assolutamente dovunque, quindi o avanzo senza creare il minimo casino, o non lo so, è l'unica via, ovviamente. Ok, passiamo dall'altra parte, sperando che nessuno ci veda. E vediamo un po', allora. Se vado di qua posso essere ancora coperta dall'erba, per fortuna. Oddio, minchia, meno male che me ne sono accorta. Ma questo forse posso colpirlo senza farmi beccare. Ok, attenzione, 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 perché se ne sono accorti praticamente tutti, purtroppo. E quindi immagino che ora verranno a cercarmi di qua. Quindi meglio spostarsi, ragazzi, il più possibile. Quelli senza elmo intanto vorrei provare a farli fuori così. Immagino di dover salire queste scale, ma bisogna sempre fare attenzione alla posizione dei vari nemici, perché magari per colpirne uno poi te trova un altro. Per quanto io abbia migliorato, ragazzi, la questione del rumore della fionda, purtroppo a quanto pare i nemici riescono ancora ad accorgersene. Proviamo a colpire quello. Ok, attenzione, siamo riusciti a farne fuori un altro. Allontaniamoci un attimino dalla zona. Proviamo. Oddio, stavo per uscire. Stiamo attenti, stiamo attenti, stiamo attenti, perché vengono a cercare pure nei cespugli, bastardi. Forse se ho fortuna posso fare fuori anche questo, ragazzi, senza essere beccata. Proviamo. Ci azzardiamo. Proviamo. Ok, forse posso fare fuori anche quello che sta arrivando a controllare. Ok, fuori un altro, signori, fuori un altro. Intanto questi qua con l'elmo sono di qua, quindi forse posso azzardarmi a salire quelle scale, ragazzi. Vediamo, incrociamo le dita, mi guardo per bene intorno, sembrerebbe non esserci nessuno per adesso. Quindi andiamo. E porca di quella pupazza miseria. Minchia, sta salendo e ovviamente questi c'hanno l'elmo. Tutte e due sono nella merda, mi sa, ragazzi. Stiamo attenti. Ok, tu vai via, grazie, che mi fai un grosso favore. Allora, mi chiedo se devo andare di qua. Io penso di sì, ma non so di preciso. Forse devo addentrarmi lì, ragazzi. Forse devo addentrarmi proprio dove sta guardando adesso sto tizio. Forza, ok, proviamo, ragazzi. Proviamo a buttare. E andiamo.
facciamo attenzione. Oddio, cazzo, m'ha visto? Non mi dica che m'ha visto, dai. La porta è qui, ragazzi, la porta è qui, la porta è qui, la porta è qui. Ok. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Ok. Oh, tiriamo un sospiro di sollievo. Ce l'abbiamo fatta. Stai fermo, bastardo. Meno male, ragazzi. Oh. Celui-là a compris la leçon. Sale chien galeux. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. L'ha trovata. Il faut qu'on parte. J'ai entendu des cris dans la grotte. Ils arrivent. Va te cacher. Je m'occupe d'eux. Nasconditi. On a ce qu'on voulait. Partons d'ici. Non. Dobbiamo andarcene subito. Ils vont nous suivre. Et j'en ai assez de fuir. Il punto, ragazzi, è che lei. Alerte. C'est ça. Venez. Il punto è che lei ormai. Pensa di essere abbastanza forte per tutto questo, ragazzi, ma comunque. Tu vois, dis moi que rien, aucune raison d'avoir peur. Amicia, qu'est-ce que tu fais? On doit partir. Niente, non. Non, je suis fatiguée d'avoir peur. Qu'est-ce que je vais leur montrer que c'est terminé. T'es qui, toi? Viens, j'ai quelque chose pour toi. Il y a un bouclier. Attention, une autre. Vedete, ragazzi. Elle est armée. Oddio, è questo. C'est ça, Amicia. Ça va les aveugler. Ok. Ok, grazie. Allora, Lucas. Ça te plaît, hein? Quand tu trouves à qui parler? Ils sont trop nombreux. Il faut qu'on parte, vite. Pars si tu veux. C'est mon territoire maintenant. Ils vont tous mourir. È completamente impazzita. Je t'aurai. Tu es mort. È completamente impazzita. Viens alors. Montre-moi comment tu vas faire. C'est tout ce que vous avez. Allez. Tu dois arrêter. On va mourir ici. Tu as peur. Cette peur, tu vois l'hostile est chez eux. Arrêtez-la! C'est lui! Ah, ouais! Une gamine qui vous massacre! Patience! Ton tour viendra bientôt! Ici! Impazzita! Impazzita! Oui, venez! Je vous attends! Vous voyez? C'est moi qui fixe les règles maintenant! Ça suffit! L'honneur de notre armée est en jeu! Non! Vous l'avez déjà perdu! T'es mort! T'es mort, tu m'entends? Impazzita! Completamente! Je t'apprendrai. Oh, 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 oh. On ne l'a pas fini avec vous. Ecco fatto. E mo chi gliela porta la pianta che gli serviva? Incredibile. Cioè è stato un pezzo molto intenso, ragazzi, perché è chiaro che per quanto Amicia sia esausta di tutto ciò. On a payé le bourreau pour qu'il s'amuse un peu avec vous avant de vous pendre. Ok, benissimo. Tu devrais t'asseoir. Et c'est tout ce que tu as à dire. Allez. Tu peux faire mieux que ça. Il y a toute une garnison ici. Tu devrais te laisser un peu aller. Arrête. Non. Tu vois pas dans quel pétrin on s'est mis. On était juste censé ramener des plantes. Comment tu crois qu'Hugo va s'en sortir sans elle? Et sans sa sœur qui va finir pendue? J'ai fait une erreur, d'accord? Je comprends pas du tout ce qui m'arrive, Lucas. J'ai l'impression de devenir folle. Oui, parce que ce monde fait souffrir. Encore et encore. Et tu veux lui faire payer. Mais c'est un combat perdu d'avance. Tu n'es pas comme eux. Tu es une de runes. Hé hey, la potence est bientôt prête. Que saggio, Lucas. C'est nous. Écoute. Andiamo bene. Ça s'active avec du feu. Attends mon signal. Ok. Perché Amicia è solo esausta principalmente. Esausta di tutta questa pressione e resta là. Si è sentita
Il doit en finir si avec è sentita quelqu'un. Sopraffatta e debole, no? Ha avuto un momento di debolezza quando Lucas poi è andato avanti da solo. Per contrastare questa debolezza ha detto: guarda di cosa sono capace, no? Non ho paura, io non ho paura. Ma in fin dei conti è distrutta, ragazzi. Cioè, dentro di sé è distrutta completamente. Vous êtes que des morceaux de viande. Juste bon pour les corbeaux. Mira, la gente di fiamme. Agissez comme tel. Vous avez tué de bons soldats. Vai. Pour sauver notre ville. Les gars, les escaliers, vite. Ça ne durera pas. Ok, andiamocene, andiamocene. Perfetto, quindi si può usare anche Lucas, tra virgolette. Tu diras. C'était efficace. Ok. Ah, non ho la fionda, Katsus. Questo può essere un grosso problema. Ça va les ralentir. Tu nous as sauvé la vie là-bas. Infatti. Oui. Où va-t-on maintenant? Il doit bien y avoir une passerelle ou. Ou un toit. Ok, vediamo un attimo. Il y a une fenêtre là. Ok, qua non c'è nulla di utile. La porta. È ovviamente fermé. Chiusa. No, no. On ne peut pas rester ici. Dai, usciamo. Usciamo. Da qua, ovviamente, la finestra è aperta. Quindi usciamo da qua. Andiamo. C'est sans danger. En quelque sorte. Sicurissimo. Sicurissimo. C'est pas du tout sans danger. Lo so, ma dobbiamo trovare un'alternativa. Appunto. Piuttosto che essere impiccati. Oddio. Oh, pitié, pitié, pitié. Allez, tu peux y arriver. Oh mio Dio, ragazzi. Désolée pour tout ça. Tout est ma faute. Là, honnêtement. Je m'en moque. Il y a un autre toit. Ok, ci siamo. Minchia se fa venire l'ansia. Piano piano, ok. On a réussi. Descendons de ce toit. Il punto è scendere. E trovare un'altra via di uscita. Ok, non facciamoci vedere, non abbiamo armi con noi ragazzi, quindi l'unico modo è veramente scappare. Ouais, depuis les faubourgs, les portes du quartier des bouchers. Ah, alors c'est vous qui êtes tombé sur la folle, hein? Qui? Cette foutue sorcière et sa fronde. Mais la bête l'a eu, et on a trouvé assez de viande pour tenir une semaine. Si, si. Beau boulot. Allez au dépôt, vite. Se non vi avvelenate prima. Ah, pure! Chiamano tutto il paese! Ce chariot, Amicia, la bella donna dovrebbe essere, e ta fronde aussi, peut-être. Dici? Non prendere il rischio. Hugo ha bisogno di noi. On fera ça. Oui, c'est plus sage. Ok, allora vediamo un attimino. Basta fare piano, Piano. Ma c'è un feu. Tu hai toujours cette chose qui fait de la fumée. Ok. Stupefaction. Oui. Infatti ragazzi, premendo il tasto L1 è sempre disponibile, quindi vai. Oui. Avance dès que la fumée serait bon. Ok. Ok. Non pas beaucoup de temps. Andiamo. Vediamo un po'. Possiamo andare di qua. Perfetto. Mazza come si è sfiatato. Bene. Comunque graficamente è meraviglioso, ragazzi. Veramente uno spettacolo per gli occhi. Ok, scendiamo. Oddio. A quoi ça sert de faire des réserves pour un siège? Je dis pas que les gens vont pas paniquer, mais des émeutes. Ils vont vouloir quitter la ville. Scendiamo via. Tu sais où on doit aller. Non. Mais continuons d'avancer. Continuiamo ad andare avanti. Presto. Je fais que ça depuis deux jours. Laisse-moi faire une pause, mon sang. Bouge pas. Oddio, eccoli che arrivano. Allons-y. Andiamo. Je dors plus avec tout ce qui se passe. Mamma mia, ragazzi, ok. L'ansia è a fior di pelle in questo esatto momento. Anche perché la musica contribuisce tantissimo a questo stato d'animo. Ed è bella questa cosa. Ok. Dovremo trovare un modo per scendere, Katsus. La grande porta è giusto là. C'è tutto prè. Appunto. Ho tellement hâte di rentrer. Mère sarà furiosa. Tutto è
Ecco, adesso si fa venire pure i sensi di colpa. Ma perché? Perché ha agito, ragazzi, in un momento di completa disperazione e era anche dettato dalla rabbia. Forse con se stessa principalmente, quindi... Il magazzino. Oui, tu as raison. Alors ça veut dire que la belladone doit être ici. Probabilmente sì. D'accord. Tu cherches la belladone et moi je cherche ma fronde. Elle pourrait servir. Oui. OK. La belladone. J'espère qu'elle est toujours bien emballée. Dai. Vediamo se riusciamo a trovare queste due fondamentali cose, ragazzi. Intanto prendiamo. Ah, OK. Per ora è solo cercare quello che ci serve. Pas de fronde. Peut-être ailleurs. Allora, proviamo a scendere direttamente. On serait... Non. Ne dis plus rien. Oui. Ok, ok. Non dirò nulla. Non dirò nulla. Guardiamo un attimo qua intorno. Dove diavolo potrebbe essere una fionda? Controlliamo qua. Où l'ont-il mise? Qua non c'è una ceppa, ovviamente. Ah, forcément quelque part. Proviamo a cercare ici. Qua. Peut-être ici. No. Ah, s'il vous plaît. Guardons ça pour plus tard. No, neanche qua, giusto? Mannaggia la pupazza, mannaggia. Trovala, Lucas, mi raccomando, non te la far sfuggire. Vediamo un po' di qua. Peut-être avec un couteau. Ok, qui, eccola, eccola, ce l'abbiamo. Je l'ai. Ce l'abbiamo, signori, ragazzi, abbiamo ripreso anche il coltello che avevamo. Oui, j'ai trouvé la belladone, Amicia. Ok, ce l'ha. Ça n'aura pas servi a rien. Meno male, ragazzi, meno male. Allora, ho anche abbastanza roba. Ok, per ora non creiamo nulla. Poi creiamo le cose al momento in cui ci servono, ragazzi. Allora, guarda. Oh. Je sais pas et je m'en fiche. Vaut mieux pas aller là-bas, crois-moi. Bon sang, la sortie est juste là. Ils sont trop nombreux. On ne peut pas se faufiler. Et on ne peut pas rester non plus. On a besoin d'un plan. Oh, j'en sais rien. Cet endroit est plein de choses. Je te cose e trovo modo per Bien creare sûr. Un diversivo. Tu vois ce que je vois? Quoi? Cosa? Che cosa? Là-haut, la baliste. Écoute. Ah, j'ai trouvé assez de matériaux pour faire une grande quantité de stupéfaction. Max. On peut en induire la pointe du carreau, le décocher et espérer que la friction de l'impact suffira à embraser la substance. Et on aura assez de fumée pour tous les okay. Si ça marche. On n'a pas de meilleure idée. Faisons descendre cette baliste. Je vois une manivelle là-haut. Comment faire pour monter? Je ne vois rien. Il doit y avoir un moyen. Hey, oh. Va chercher plus d'hommes. Vediamo, allora possiamo salire da qua, immagino. Ils sont bientôt encore plus nombreux. Anzi no, ah cazzo. Regarde-moi cette bagaille. Vabbè, ho usato il coltello per aprire questo lucchetto, ragazzi. J'ai cassé un couteau. Mais ça valait le coup. Oui, bien joué. Mettons-le en place. Ok, abbiamo un banco da lavoro. Potremmo, non possiamo migliorare nulla però perché comunque non abbiamo abbastanza materiali. Per cui, va bene, però c'è altra roba qui. Quindi può essere, ok, abbiamo preso un attrezzo e dei rottami. Però comunque non c'è basta, perlomeno non per la fionda, ragazzi. Ok, io per adesso direi di restare così. Quindi vediamo più avanti se troviamo tanta altra roba utile. Allora, di qua, mi sa che ci tocca spingere. Ok, ragazzi, è questo che ci serve, non l'altro mobiletto, per cui tiriamo un po'. La pagaia in ville doit jouer en notre faveur. Oui. Ils ont peur. Tiriamo a fa manovra. Mazza se pesa sta roba. Però ci serve ovviamente per salire, ragazzi, perché la manovella che ci serve è proprio qua sopra. Per cui avanti tutta, forza e coraggio, ce l'abbiamo. Saliamo, saliamo. E vediamo un po'. Ecco la manovella. Perfetto. Forza e coraggio, Amicia. Oddio. Oh, ce truc è lourd. Tu hai già utilizzato qualcosa come ça? Bien sûr que non. Direi di no. Allora, riproviamo, ragazzi. Esatto, devo semplicemente tenere premuto, non premere ripetutamente. Mi dimentico sempre questo dettaglio. Ok, ce l'abbiamo. Perfetto. Per poter se débarrasser de cette chaîne. Per rimuovere la catena, come cacchio faccio? Ok, allora Lucas, tocca. Sì. Tocca a Lucas, ragazzi, tirarla giù e poi spezzare la catena, ovviamente. Forza, forza, forza. Eccolo là, infatti. Era proprio quello che ci serviva. Dare l'ignifer. Accidenti, minchia, mi scordo sempre di ricambiare i sassi. Ok. Ce l'abbiamo. Ok, scendiamo. Vediamo un pochettino. Minchia, che ingegno comunque, ragazzi, eh. Quindi spingiamola. Non la chance. Je sais.
Si on rate, Hugo sera seul. Et on mourra. Et on veut éviter ça. Beh, direi di no, assolutamente, Missia. Non vogliamo che accada. Attends. Le stupefaccio. Vai. C'est la folie, Lucas. Au point où nous en sommes. Ormai. Allez. A volte le follie sono le cose migliori. Bon. Je crois qu'on l'arme avec la manivelle sur le côté. Je m'en charge. Ok. Alors, tu vas ouvrir les portes? Non. Tu dois tirer au travers. Le réactif a besoin de friction. Quoi? Mais on sait même pas si ça va traverser. Trop tard pour s'en soucier. Ok, bisogna provare, basta. Quindi bando alle ciance e facciamolo, ragazzi. Prepariamoci. Incrociamo le dita. Ma deve funzionare per forza. Pronti? Pronti? Via! Porco zio! Dai, ragazzi, dai! Sì! Ha funzionato! Dai, dai, dai! Enfin, Oddio. Vous avez mis tant de temps. Sapessi, eh bien, je... L'herboriste était sorti. On a dû attendre. Mais on a ce qu'il faut. Nous allons lui donner ceci. Oui, nous avons déjà perdu assez de temps. Comment va-t-il? Il est épuisé. Il s'est endormi quand ça s'est calmé. Dites-lui tout va que... bien. Il est en de bonnes mains. Les meilleurs, je t'assure. Oui, ça vaudrait okay. mieux. Surtout pour vous. Non. Pinchia. Minaccia pure il magister. Oh. E Lucas, da notare, ragazzi, che non ha detto assolutamente nulla. E qui inizia il capitolo 4. Il dovere della protettrice. Ok. Solita ansia dell'attesa. Je sais que c'est dur, mais c'est nécessaire. Ça fait deux jours. Comment peux-tu rester là, les bras croisés? Il ne mérite pas ça. Je vais le sortir de là, Missia. Un porteur qui atteint le dernier seuil, c'est une situation exceptionnelle. Et très grave aussi. Bien entendu, il va falloir l'isoler dès que possible. L'ordre possède un endroit spécial. Vous voulez enfermer Hugo? Sais-tu de quoi ton frère est vraiment capable? Ça ne va faire qu'empirer. Mais enfin, c'est un enfant! Ce n'est pas de sa faute! Et plus vous le faites souffrir, plus les rats se répandent, et plus il sème la mort! C'est pour cela que nous devons l'emmener. Son pouvoir grandira à mesure que sa vie s'approchera de la fin. Magister, je vous en prie. Qu'est-ce qu'il veut dire? Amicia, Hugo est condamné. Le porteur ne pourra pas survivre au dernier seuil. Non, il y a forcément un moyen. Lucas a réussi à... Ton camarade a seulement gagné du temps quand ton frère a atteint le premier seuil. Mais cette fois, c'est différent. Rien ne peut plus l'arrêter. Aucun élixir, aucune potion. Attendez. Il y a une île. Il parle tout le temps d'une île. Elle est peut-être liée à la macula. On doit... C'est le fruit de son imagination. Et qu'est-ce que le fruit de son imagination fait accroché au mur de votre laboratoire? Hein? Qu'y a-t-il là-bas? Pauvre enfant. Tu refuses de voir la vérité en face. Accepte le destin de ton petit frère et le tien. La protectrice a pour seul rôle de faire ce que l'ordre lui commande. Je m'en fiche pas mal de votre ordre. Je ne vous connais pas et je ne travaille pas pour vous. Laissez-moi le voir. Hugo est épuisé, Amicia. Tu ne peux pas aller le voir dans ton état. Laissez-moi passer. Pas avant de t'être calmé. Tu l'as dit toi-même, la macula se nourrit de ses émotions. Quant à nous, nous devons nous rendre au quartier de l'ordre à Marseille et ce dès que possible. J'ai un bateau et un passeur, Joseph. Il nous attend au port, il faut le prévenir. Quant à moi, j'ai besoin de repos. Venez me voir quand tout sera prêt. Emilia est à limite, ragazzi. S'il te plaît, va au port et trouve ce Joseph. Oui, magistrat. Amicia, viens avec moi. Soyez prudent, s'il te plaît. Cioè, raga, questa situazione è esasperante, eh? Cioè, quello che sento in questo esatto momento è proprio esasperazione. No! Tu étais au courant pour Hugo? Je voulais t'en parler, mais... Tu aurais dû. On parle de mon frère, Lucas. Je ne pensais pas que le magistère Vaudin te l'annoncerait comme ça.
Seigneur, je peux pas. Oh, continuons. D'accord. Esasperante tutto questo, ragazzi, vi giuro. Che inizia ad essere pesante questa situazione. Che percepisco proprio l'esasperazione tremenda di Emicia, che è arrivata al limite. Semplicemente perché ama così tanto suo fratello che non sopporta tutto ciò. Il coprifuoco? E che pareva, Katsus. La ville est en état d'urgence. Tout individu présent dans les rues sera arrêté. Eccola. Ils vont boucler la ville tout entière. Souviens-toi du quartier en quarantaine. Ils n'oseraient pas purger la ville entière, si? Je ne sais pas. Ma chi lo sa, infatti, a questo punto. Oddio, che roba, signori, che roba. Mamma mia, si fa pesante davvero la situazione. L'aria stessa che si respira è pesante. Anche se non sono lì, è come se fossi lì, ragazzi. Non ve lo so spiegare. Però sento questo immenso peso che c'ha Missia sulle spalle. Lo sento su di me, davvero. Quindi, mio Dio, cioè... Sicuramente, guarda. Allez leur dire ce que le contrôle signifie. Regarde, cette tour de guet au fond, elle mène au port. Préparez-vous à partir. On va amener le chargement jusqu'au quai. Les quais. C'est là qu'on va, c'est ça. C'est cache sur leur chariot. Je crois que ce sont des corps. Madonna de santa. Alors c'est là qu'ils les amènent. Al molo, che ne fanno? Li buttano in mare, cosa ne fanno? E chi lo sa, ragazzi, e chi lo sa? Quindi c'è... Allora, pure sta notizia che Ugo ormai è condannato. Tu retiens ta fronde, d'accord? On n'a pas besoin d'autres ennuis comme à la grange. On ne tue plus de soldats. T'inquiète pas, je t'ai bien compris la première fois. Okay. Je m'y prendrai autrement. Speriamo bene, speriamo che Missia riesca a controllare la sua furia. Sta notizia che comunque Ugo non ha speranze è stata l'ennesima batosta. Purtroppo. Che cosa terribile, ragazzi. Veramente terribile. Mannaggia santa. Ok, ci siamo. Chiudi a chiave. Tu voulais que je demande au magister Vaudin à propos de l'île. Mm-hmm. La fresque dans ses appartements. Si. Il a dit quoi? Il a dit que ce n'était qu'un symbole. Un symbole au pic jumeau. Exactement comme dans les rêves d'Hugo. Je sais. L'île, le réveil de la Macula, l'ordre, c'est trop tout ça. Contente de te l'entendre dire. Ça m'aide à ne pas me sentir seule dans tout ça. Tu ne l'es pas. Je suis là. Oddio. Lucas, ragazzi. Mamma mia, cioè sta avendo un ruolo comunque di un'importanza incredibile, eh? In questo sequel, veramente incredibile. Cioè, più che altro lo sento molto, molto più profondo come personaggio, per quanto sia comunque in giovane età. È incredibile tutto ciò, ragazzi. Davvero incredibile. Je suis désolé, Amicia. Pour Hugo. Il n'est pas encore mort. Très bien. N'oublie pas, on épargne les soldats. On reste en vie. D'accord. Pas tuer, ne pas se faire repérer. Allez, okay. Trouvons ce bateau. Speriamo bene. Raggiungi i moli. Vediamo un po' se riusciamo ad avvicinarci senza appunto farci beccare. Alors, où est notre bateau? Voile rouge et blanche. Una vela rossa Juste e bianca. Là. Il est toujours là. Bien. Son capitaine aussi, j'espère. En effet. Speriamo bene. Raggiungiamo la barca dell'ordine, quindi. Dobbiamo solo vedere come. Oh, elle est si belle. Je la prends. Pour Hugo. Une gentiane, je crois. Ça devrait lui plaire. J'aimerais pouvoir lui offrir tellement plus. Il aime tout ce qui vient de toi. Pas sûr qu'il soit de cet avis. Perché mi dovete già far commuovere? Mannaggia la miseria. Semplicemente per aver raccolto un fiore. Mannaggia tutto. Allora, come lo raggiungiamo sta barca? Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora, intanto qua comunque c'è questo baule. Apriamolo. Prendiamo tutto quello che c'è perché appunto, come qualcuno di voi ci ha tenuto a precisare, ogni materiale può essere fondamentale. Per cui... Oh, oh, oh. Nous la paix. On ne peut pas se permettre de casser ces jarres. La ville n'a plus le temps.
La ville a besoin de ces jarres intactes, alors calmez-vous. Assez jacassés, soldats. Allez, allez! Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Ils aggravent encore les choses, je dirais. On devrait juste partir d'ici. Il paraît que la Guyenne n'était plus qu'un vaste cimetière quand c'est arrivé. Oui, et vous subirez bientôt le même sort, vous aussi. Niente, lei è comunque continua a essere incazzata, ragazzi, per quanto finga di no. Tous les condamnés. Oui. Ça va être horrible. Mamma mia, veramente. Allez, ouvrez la porte. Tous en position. In posizione per che cosa? Les Blancs-Becs, vous avez vos ordres? Surveillez les jarres jusqu'à ce qu'on soit de l'autre côté. Che, ma che hanno queste anfore? Addirittura. Oui. Ils l'ont érigé à la va-vite. Et ils nous empêchent de rejoindre le bateau. Approchons-nous. Okay, intanto avviciniamoci e poi vediamo come agire. Perché queste anfore sono così importanti? E comunque adesso, ragazzi, più che mai è fondamentale non farsi beccare. Che dopo quello che è successo a Lucas ovviamente non sta più bene. Dice che questa ville era una porta d'entrée commerciale verso la Mediterranea. No, c'è piuttosto una porta d'entrée per la morsura. È desesperante. Beh sì, è molto deprimente. Direi di sì. Allora, saliamo di qua, ragazzi. Anzi, possiamo spostare il carretto per metterlo dove? Dobbiamo metterlo qua. Drit pu drit, ragazzi. E andiamo. Spero veramente non si creino problematiche da qui all'arrivo alla barca, ma la vedo comunque dura, ragazzi. Il y a des marchandises abbandonnées par là. On dirait de la soie. Lucas, de la vraie soie. Elle doit provenir de Chine. J'en ai jamais vu autant. Il y en a pour une fortune. Quelqu'un a fabriqué ça. À l'autre bout du monde. Tu penses que c'est pareil? En Chine? Tu crois... Tu crois qu'ils ont aussi les rats? Peut-être pas. Pas encore. Il faut arrêter ça. Belle pure queste analisi, ragazzi. Così singolari, diciamo. Allora... Quindi. Allora ragazzi, infatti non stavo capendo perché da lì sopra non potevo proseguire in alcun modo, per cui sono tornata indietro e ho trovato questa. Quindi immagino che è da qui che dovremo proseguire. Ok, boom. Vieni Lucas, ci siamo. Vediamo quella porta. Ok. Oh oh, attenzione, fermi un attimo. Non facciamo cacchiate, eh. E dobbiamo salire da lì. Des soldats casqués. Il va falloir se faufiler. J'espère que cette porte a un accès dérobé. Qu'y a-t-il derrière, tu penses? On le saura bien assez tôt. Ok, quindi dobbiamo salire. Tu crois qu'ils vont y arriver cette fois? Je crois rien du tout. Ho preso un coltello per fortuna. Dobbiamo trovare un modo per aggirarli, ragazzi. J'aurais dû aller voir ma mère tant que je le pouvais. Quindi. Oui. On a plus que ça. C'est bien peu. Credo che l'unico modo sia attirarli facendo rumore, ragazzi. Immagino. Ok, piano. C'est quoi, per ce uno e per due. Vai, bello de casa. Vai, 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 vai. Ce la facciamo? No. Non ce la facciamo. Infatti mi sembrava fin troppo semplice, voglio dire. La porta, non so se si riferivano a questa grande, ragazzi. Sinceramente. Niente, ovviamente mai che io possa fare una cosa alla prima. Un altro modo per superarla. Allora forse devo per forza salire da lì. Allora, proviamo a fare una cosa. Semplicemente passare da qui dietro. Visto che dalle scale ovviamente c'è beccava tale quale. Quindi intanto guardiamo qua dentro e vediamo un po' cosa abbiamo. Allora, zolfo e alcol, perfetto. Fatto sta. Oh, porca vacca, quasi quasi mi faccio beccare per un pelino di sedere. Quindi sono di spalle, vediamo di passare da qui. Il punto è che da qui, ragazzi, ovviamente riusciamo di qua. Quindi comunque abbiamo risolto poco e nulla. Però potremmo provare a fare una cosuccia, visto che Lucas ha la stupefaccio. Vediamo un attimo. Appena il tizio se ne riandrà dall'altra parte, proviamo ad affumicare quest'altro di qua. Proviamo. Stupefaction. Oui, avance dès que la fumée serait bon. Vite. On n'a pas beaucoup de temps. Ok. Ok, saliamo. Vediamo cosa abbiamo di qua, Allora, qua sopra, come avevo immaginato, non c'è una ceppa, ragazzi. Possiamo solo riscendere di sotto. Oh, cazzo. No. Che hai visto? Non hai visto niente. Oh, oh, stanno venendo a cercarci. Mi sono fregata di nuovo, c'è sta poco da fa. Ils sont là. Oh, cazzo.
tard, je trouverai un moyen de vous avoir. Allora, intanto uno lo facciamo fuori così e basta. E l'altro sinceramente non saprei, ragazzi. Aspettate, aspettate un attimo, ragazzi. Ok, ho trovato un altro coltello, ragazzi. Questo può essere il modo di finire sta storia. Aia. Ok, restiamo nascosti per quanto possibile e vediamo se riusciamo ad ucciderlo in maniera assolutamente furtiva, anche se ho i miei grossi dubbi. Vediamo un po'. Ma io, vedete, perché non mi dà l'opzione per ucciderlo? Scusate, dai. Ok. Perfetto. Dovremmo avercela fatta, ragazzi. E adesso potremo comunque guardarci intorno con più calma. Il punto è... ecco. Ok, dovevamo passare da qui. Si poteva fare anche in maniera stealth, solo che prima correndo non mi sono accorta che dovevo aprire di qua. Però vabbè, dai. Ci siamo riusciti comunque, anche se in maniera un pochettino più scandalosa, ma ci siamo riusciti lo stesso. Ça ressemble à un champ de bataille. Que s'est-il passé ici? Je ne sais pas, mais suivons ce chariot et ouvrons l'œil. Cerchiamo di nuovo di non farci beccare, ma situazione è veramente una merda, stavo per dirlo. Je pense savoir ce qui s'est passé ici. Et il répète les mêmes erreurs. Fais quelque chose, bon sang. C'est maintenant. Oh non. Ils arrivent. Questi sono... oddio, no. Ne se calme pas. Je crois que c'est trop tard. Il ne va pas plus loin. Madonna santa di Gesù, ragazzi! C'était dans leur jar. Ça sent la poix. Si c'est ça, di pece. È infiammabile. Oui. Ok. Oui. Essayons. Madonna, raga. Comunque è incredibile. Non plus. Pure sta cosa. È incredibile questa, cioè queste masse di topi, come le hanno rese bene, ragazzi. Cioè, è una cosa pazzesca. È veramente pazzesca. Ok. È la nostra salvezza di regola. È incredibile, ragazzi. Veramente incredibile. Speriamo che si passi meglio a Marseille. Jusqu'à ce que les rats l'envahissent aussi. Amicia, l'ordre possède des quartiers adaptés à Marseille. Des équipements et des gens. Des gens comme Vaudin? Et tu crois que ça va se finir comment? Mamma mia, Amicia, ce l'ha a morte. Non vuole sentire ragione, non gliene frega un cacchio dell'ordine. Addirittura ha risposto a muso duro a Vaudin, cioè non gliene frega più una ceppa a lei. Le bateau Joseph. On se rapproche. Ok, ci stiamo avvicinando, perfetto. Allora, abbiamo abbastanza sal nitro, direi di prenderlo comunque, quindi di crearci, ragazzi, tutte le cose possibili. Oddio. Ce bâtiment sur la gauche paraît plus sûr. Lo so, quindi non ci resta che usare un vasetto, ragazzi. Ovviamente. Passa. Ok. A volte bevo per un pelino così. Lucas, ok. Madonna santa, mi devi stare incollata le chiappe, Lucas. Ok. Oddio, di qua me. De la poix, ça fait tourner la tête. Je n'entends pas de rats ici. Non, mais ils étaient là. Regarde ça. Seigneur, c'est quoi tout ça? Une fabrique de poix. Ils doivent l'utiliser pour étancher les coques des bateaux. Ah, okay. Ces mécanismes sont encore intacts. L'odeur est différente ici. De la résine. C'est un bassin de mélange. Le tonneau là-haut, ça doit être le diluant. On devrait avancer. Oh non! Monsieur! Il nous calme, se pareva. Mannaggia la cincia allegra, mannaggia. Pas de panique. On a de la résine. Ok. Avec le diluant là-haut, on pourra faire de la poix. Un bassin de poix. Perfetto. Ça pourrait nous permettre d'atteindre cette porte dans le fond. Mais le tonneau est vraiment haut. On doit trouver un moyen de l'atteindre. Voyons voir. Ces cordes font bouger la plateforme.
Les ouvriers doivent utiliser cette échelle derrière la grille pour l'atteindre. Il faut trouver un moyen d'y aller. Ok, dobbiamo arrivare qua su praticamente. Ah, possiamo passare da qua? No, come non detto. Ok, portiamo qua. Bien joué. Voilà, tac. Fabrique de la poix. Je sais, mais ça devrait être rapide. Bon, allons-y. Bene, al lavoro. Allora, abbiamo aperto la porta. Intanto non mi accorgo che la registrazione della facecam si è fermata, per cui ripassiamo da questo liquame veramente orripilante e entriamo da qua. Est-ce que je m'occupe de la partie réservoir? Tu en penses quoi? Ok. Oui, monte par l'échelle. Je me charge de faire bouger la plateforme. J'y vais. Dai. Dai è tutta, Lucas. Minchia che collaborazione, ragazzi. Oui, tourne-la à fond. Je m'en occupe. Sì, sì. Lascia fare a me, non ti preoccupare di niente. Forza. Dai, Lucas. Tiens bon, jusqu'à mon signal. Dai. Sto tenendo, Vai. Je lâche. Accroche-toi. Wow. Reviens au bassin. Okay. J'arrive. Torniamo indietro. Dis-le. Je vois. C'est de l'alcool, bien sûr. Ovviamente. Pronto. Oui. Fabriquons ça de quoi. On va. Vai. Tu connais les quantités? Non. J'improvise. S'il te plaît, évite de nous tuer. Perché potremmo esplodere probabilmente. Bien. Je pense que tu peux l'enflammer. D'accord. Okay. Voyons si cette poix est efficace. Via. Oh, ça marche. Oui. Dai. Bon, première étape franchie. Oui, mais je suis coincée. Attends. Je crois qu'ils faisaient des expériences avec des ingrédients ici. Oui, ça peut marcher. Je te les envoie. C'est bête. Ok, vai, Lucas. Lancia tutto, non te preoccupare. Ici. Préviens-moi quand tu es prête à attraper. Prontissima. Pronta, vai. Vas-y. Ok, ora puoi creare la pece. Tieni premuto R1 per aprire il menu di selezione. Quindi possiamo fare addirittura la pece. Madonna santa. Parfait. Maintenant, lance un pot de poix entre ces deux bassins. Ok, quindi pece e vasetto. C'est parti. E ovviamente lanciarlo lì. Pourvu que ça marche. Ok, e quindi puoi darle fuoco. Ok, figa sta cosa. Figa. Non col vasetto, per favore, ma con la fionda. Bello tutto ciò, ragazzi, veramente. Ok, e diamo fuoco anche a questo. Dovremmo esserci. Perfetto. Wow, siamo un duo eccezionale, io e Lucas. Tu m'as sauvé la mise. Come al solito. Ça fait des miracles. En tout cas, okay. Merci. Il n'y a pas de quoi. Wow. Le cose top, ragazzi. Allora ragazzi, mi ha appena salvato la partita, per cui direi che ci fermiamo qua, riprenderemo da qui la prossima volta. Che dire, questo gioco mi sta stupendo veramente, mi sta intrigando parecchio e trasmette davvero molto bene comunque le emozioni sia dei personaggi che delle varie situazioni. Quindi vuol dire che hanno saputo costruire molto bene i personaggi, molto bene i dialoghi e che anche ragazzi la colonna sonora sa fare bene il suo lavoro. Fatemi sapere ovviamente cosa ve ne è sembrato dell'episodio di oggi qua giù in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione. Un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!